e tutte le altre isole del nord che c'hanno, capito? È lì il problema loro, lì il problema. Oh, lì ci sono, ascolta, ci sono 150 milioni di giapponesi in un territorio che è 250.000 chilometri quadrati, meno dell'Italia. E hanno più del doppio della densità demografica che abbiamo noi, con un territorio brullo, sterile e arido. E quindi problemi, ecco perché poi sono grandi mangiatori di pesce, tonno, pesce cane e quant'altro, perché è l'unica fonte di calorie che hanno veramente importante, capito? E proteine. Alghe e pesce mangiano. Sì. Questa è epocale, epocale, ora gliela dico a Giorgio perché è troppo bella. Beh, intanto che sto registrando, dilla subito perché Ah, questo allora, è un mi stava abbrivio a dicendo. quello che diremo fra poco. Aspetta, aspetta, Sì. Ubaldo, un attimo solo. Mi stava dicendo Ubaldo, perché c'è Giorgio che sta registrando col video, allora, che notizia di oggi, i giapponesi sono andati a trattare con gli Stati, con l'Unione Sovietica, cioè con la Con la Russia, Russia? per portare avanti un progetto economico comune insieme alla Cina, Esattamente. India e Come Brasile, io eccetera. avevo previsto svariati decenni Ma fa. E infatti territorialmente il Giappone non c'ha un cazzo a che spartire con gli Stati Uniti, appunto. capito? Mentre ce l'ha con la Russia e con la Ecco, Cina è ancora di più. naturale, è naturale. Il XX secolo è nato. Il XX secolo è nato, la storia del XX secolo è Aspetta, nato, aspetta, aspetta, è nata da una aspetta, fondamentale. Ubaldo, un attimo solo. La storia del XX secolo è nata da un fondamentale scontro che è avvenuto tra il Giappone e la Russia, Certo, con la certo. sconfitta La della guerra del Russia. 1904-1905. Allora, questa guerra che è stata fondamentale è quella che ha permesso agli Stati Uniti di progettare la conquista e il dominio dell'Asia, Certo, lo sapevo. cosa che non gli è andata bene. Ha approfittato della diatriba che c'era in corso fra Cina, Russia e È Giappone e da naturale. lì si è incuneata. Però non è riuscita. Perché? Ha approfittato della sconfitta che aveva dato alla Spagna nel Ma quello 1898. in Sì, precedenza, esatto. quello in precedenza E su per il quella base lì controllo si del è Pacifico. impossessata delle Filippine. Esattamente, quello Capito? per il Ecco. controllo del Pacifico. Chi Esattamente. ha sotto gli occhi la cartina geografica si rende perfettamente conto che le Filippine stanno sotto, sono proprio per controllare il Giappone. Certo, certo, Allora, detto questo, abbiamo perfettamente capito che la strategia però è fallita nel momento in cui è scoppiata la rivoluzione di Mao e Mao ha cacciato l'uomo degli americani, Esattamente, esattamente. La, al quale però gli il signor americani Chiang hanno Kai-shek. hanno alla al quale gli americani hanno garantito il possesso di Formosa, perché comunque Formosa permetteva di controllare Hong Kong. Però nel momento in cui gli inglesi sono stati costretti a cedere Hong Kong, per gli americani è finita. Certo. Tutti elementi oramai si stanno riverberando in continuazione, perché fra l'altro il problema delle linee così lontane è poco sostenibile per qualunque tipo di strategia, insomma, la presa di coscienza da parte anche delle piccole nazioni, ecco, tipo Hong Kong, tipo. Non solo, ma ricordiamoci sempre che la nuova transiberiana, che parte da Istanbul, la nuova transiberiana è il vecchio treno per l'Oriente, l'Oriente Express, che però parte da Istanbul e finisce in Cina. Questa transiberiana unirà, sarà la base sostanziale dell'Eurasia. E non c'è niente da Quindi dire non va perché più a sarà così. Vladivostok, non va più a Vladivostok. Va in Cina, poi lì si spinge. Una volta era tutto un altro discorso, Certo, evidentemente, no? certo, Adesso va in Cina. certo. Aspetta Io un attimo, so perché mia sorella l'ha fatta, quindi ha c'era fatto Ubaldo che le. mi voleva dire una cosa. Aspetta, Ubaldo, scusa. Ah. Interessante. Certo, no, aspetta.
Sì, 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 la conosco, certo. Sì. Certo. Stringi, stringi, che siamo in video, dai. Ma certamente. Allora ascolta un attimo, volevo dire a supporto di questa tua tesi, e cioè che la cancelliera Merkel ieri ha ricevuto e incontrato una delegazione degli ebrei ultraconservatori antisionisti, quelli che hanno partecipato poi anche alla conferenza di Teheran, esatto, stavo dicendo Baghdad, di Teheran 4-5 anni fa. Altra notizia importante da rilevare è che finalmente anche la comunicazione ufficiale se ne sta interessando e se ne è interessata ieri. Ieri c'è stata la pubblicazione, la manifestazione pubblica da parte della magistratura tedesca, che si è espressa a proposito del MES e che ha detto che la Germania ha condannato la Banca Centrale Europea per la usurpazione di diritto che ha compiuto a danno degli Stati, e questo per dirla è molto chiara la questione, cioè la Germania prende le distanze dalla Banca Centrale Europea e soprattutto dalla MES, mentre invece l'Italia succube come sempre alleggiando il culo alla grande. Ecco, questo per dire che c'è comunque un sommovimento in questo momento storico particolare, un sommovimento a livello mondiale di tutti gli equilibri che fino agli ultimi 80 anni erano stati creati. Ogni volta che chi sostiene, chi in teoria dovrebbe tenere le redini, Ubaldo, ti lascio allora, va bene? In questo caso sì, gli americani mollano le redini e tutti i cavalli vanno per conto loro. Sì, infatti.